Eh sì, un'ex bisantina, aveva fatto male negli anni latina, per cui si sentiva incazzato, ma non aveva fatto niente. Il problema è che l'andato, tutto sommato, non ha influito sull'andamento del gioco della squadra. No. Sono cose che possono capitare. Apro subito la parentesi degli arbitri. Il metodo degli arbitri del playoff è questo, questo. Non è un metodo diverso. Non consideriamo quello del metro della settimana scorsa un metro normale per i playoff. Il metro dell'arbitro è questo, secondo me hanno arbitrato in modo eccellente. Poi qualche episodio è andato a nostro sfavore, ma per colpa nostra. Perché quando ci sono questo tipo di partite con molti contatti, molto calde, con il pubblico vicino al campo, bisogna tenere il sangue freddo a posto, perché non bisogna reagire. Per cui, indipendentemente da, secondo me questo è stato un arbitraggio che ritroveremo normalmente dalla prima partita di prima, appunto, per cui o ci abituiamo noi o se no avremo un problema. E chiudo qui l'argomento per quello che riguarda gli altri. E per quello che riguarda la partita cerco di essere ottimista, nel senso che finché abbiamo avuto gambe decenti, un po' di energie, siamo rimasti in partita. Nel momento in cui le rotazioni sono diventate ancora più piccole rispetto a quello che sono già, e abbiamo pagato, la fine sicuramente è meritata la partita, ha giocato meglio, ha difeso bene, in uno stato di forma fisico nettamente migliore. Io faccio giocare 25 minuti gente che ha fatto due allenamenti negli ultimi 90 giorni, questo è il discorso. Certo, dovevamo stare più attenti nel momento della partita in cui, nel momento dell'espulsione, che eravamo in pari 49-47, invece di farci prendere dalla confusione in casa, dovevamo stare più attenti dal punto di vista nervoso, lì abbiamo sbagliato. Questo è il punto della partita. Poi gambe molli fino alla fine, gente che non si è allenata, pochi tiri mal fatti, la palla non circolava più, abbiamo sbagliato dei tiri da sotto assolutamente in modo puerile, tant'è che noi abbiamo fatto il nostro dovere per quello che riguarda l'intensità, perché ci abbiamo provato, una squadra che ha preso tanti ribalti, che ha provato a sbattersi in difesa, però in questo momento loro stanno meglio di me. Non c'è quale. Sì, questo deve essere, e lo era, una grande prova dei playoff. Diciamo che Fiorentino l'ha gestita male, forse mette anche paura. No, a me non mette paura, nel senso che la stronzata ci può stare una volta. Questo è il nostro giocatore più in forma, gioca di regola 40 minuti, oggi praticamente non c'è stato. E il problema è che abbiamo dovuto mettere in campo gente che doveva fare il contrario, gente che doveva giocare 10 minuti e stare un po' a guardare quelli che dovevano giocare 38. Per cui io da un certo punto di vista so che la mia squadra per 20 minuti ha giocato in stile, in clima primo. Poi è vero, abbiamo fatto questa cosa qui, ma siccome tutte le cose servono, non è una cosa irreparabile, perché quando si fa una cosa di questo tipo si impara poi, perché impara non solo il giocatore che l'ha fatta, impara anche la squadra a capire quando è, perché parliamoci chiaro, che questi giocatori nessuno ha fatto negli anni, ha fatto playoff, medaglie non ce n'è tante sul petto, per cui ho molti neofiti a livello di partite di questo tipo. Ci costa il primo anno a far titolare, da Morco non ha mai giocato in questo campionato. Proprietario non ha mai giocato in questo campionato, Giannis i playoff li ha visti in televisione, per cui parliamoci chiaro, c'è questo tipo di esperienza, per cui meno male che sono venute fuori questi episodi adesso, per cui io, che tutto sommato comincio ad avere un po' i capelli bianchi, ne ho viste, posso anche dire ai miei giocatori cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, però non sono così preoccupato. Se no, forse era al di là dell'episodio di Buonaiuti, che piacerebbe chiedere a lui cosa gira per la testa del giocatore quando sta venendo a me. Gioca una partita importante, la sua squadra è in difficoltà con il profilo numerico, non ti puoi permettere il lusso di partire. Sì, lui non ha fatto, dalla labiale non ha fatto cose, però siccome il metro arbitrale già dal fallo di Piloti, mi pare, si era ben capito qual era il metro arbitrale, cioè non si permetteva una replica, non si permettevano finte, non si permettevano giochine, bastava capirlo subito, insomma, per cui c'era già stato un precedente, non è che è nata così una scintilla improvvisa che l'arbitro è partito, ha fatto il quarto fallo, il quinto fallo, doveva venire via, è rimasto dentro. Infatti ero andato a prenderlo proprio apposta perché ero sicuro che venisse un'espulsione, perché al quinto fallo bisogna uscire, è regolamento. Per cui non credo ci sia niente di grave dal punto di vista disciplinare, sinceramente. Non ha parlato male all'arbitro, però il metro era quello. Bisognava adeguarsi subito. L'allarme, scusi, mi riferivo soprattutto poi all'atteggiamento del abbiamo visto in campo una squadra che si stava giocando una partita playoff. Sì. Latina, eccetera, con determinazione, con cattiveria in campo, ha lottato per il primo giocatore Fiorentino, soprattutto nella seconda parte per motivi,
invece ha mollato. Se siete stati osservatori della partita, io a un certo punto mi sono inventato un quintetto con tre lunghi, perché avevo i giocatori che avevano gli occhi che non guardavano più neanche il campo, erano totalmente stremati. Mi sono inventato lì su un time out, una triangolo e due, per stare lì con tre lunghi, per riuscire a stare in campo, perché sapevo che alcuni giocatori avevano finito la benzina. Questo è sicuro. L'abbiamo anche pagata, perché i nostri avversari sono i primi della classe, hanno i giocatori giusti per essere fedeli al momento giusto. Ce la siamo inventata lì, ma questo dà l'idea di che stato eravamo in quel momento. È così. Un ragionamento invece di classifica, sulla classifica. Voi dalla settima giornata siete stati in testa alla classifica, anche dando 4 punti di vantaggio alla seconda, che è appunto Latina. Nelle ultime settimane c'è stata questa rimonta poderosa, qui ci si giocava il primo posto, voi l'avete perso, con il secondo cosa cambia? Non cambia niente, perché un mese fa noi pensavamo di aver finito il campionato. Diamoci chiaro, quale squadra perde il 3 titolare, il 4 titolare, il 5 titolare, il sesto giocatore che entra in campo e viene convocato con la nazionale per un mese fuori e sta in campo e riesce a ottenere il 50% di vittoria? Quale squadra? Sfido chi? Qui non è un problema che noi siamo calati, non c'era una metà della squadra, per cui è vero, hanno fatto una buona rimonta, ma è vero che noi per un mese pensavamo di aver finito il campionato, con Giannis che aveva addirittura la spada di Damocle del fatto che avesse finito o meno il suo campionato, e con giocatori addirittura non fratturato, che poi c'è stato un recupero meraviglioso, perché sono bravi anche più effetti, non puoi recuperare i fortunati, però un mese fa eravamo ridotti in termini. Il problema qual è? Il mio problema non è primo, secondo o terzo, adesso per me avere dei punti di riferimento da cui partire, perché so che devo riportare una squadra a uno stato di forma, a un modo di giocare, a una rotazione ampia per i playoff. Adesso è logico che io sono rammaricato quanto i miei giocatori erano battuti, perché ci tenevano a fare bella figura davanti al loro pubblico, c'era la grande atmosfera, lo sanno benissimo, non è che sono loro che non hanno fatto una grande partita, però il mio compito è fare in modo che loro abbiano la fiducia, perché se torneranno tutti, anche Maurizio tornerà, Giannis invece di fare un allenamento alla settimana comincerà a farne due o tre, eccetera, speriamo che anche la Coppa Italia ci dia quel po' di rodaggio per arrivare. Sappiamo benissimo che in questo momento noi non siamo competitivi con le migliori, ma non solo con le migliori, ma anche con le 4 o 5 dell'altro girone in questo momento. Perciò il mio compito è quello di arrivare alla fine. Adesso sono avviato anch'io, però mi passa subito, perché tanto per vincere oggi dovevamo fare una partita sicuramente migliore, loro qualche cosa hanno tirato fuori dal cilindro, è andata bene, hanno meritato, però io riparto dai miei primi 20 minuti. Quando vedrò la squadra che si allenerà normalmente, perché diciamoci chi ha venuto degli allenamenti, sa che in settimana io ho fatto calcetto, un 3 contro 3, perché il giorno prima non riuscivo a fare 2 mezzo contro 2 mezzo, quindi la palla canestro 2 mezzo contro 2 mezzo, dice, un giorno siamo riusciti a fare 3 contro 3. Questo è un problema che ormai sono più di 3 mesi che ci portiamo avanti. Adesso per fortuna c'è il tunnel si sta un po' aprendo, si vede un po' la luce perché i giocatori tornano in campo, ma Maurizio possono dire che settimana tornerà in campo, quindi torneremo a avere una rotazione di almeno 8-9 giocatori come eravamo. Questa è la cosa fondamentale, perché poi se siamo primi, secondi o terzi, sicuramente primi era un buon vantaggio, ma ci siamo stati attaccati con le unghie e coi denti in questo mese e mezzo in cui obiettivamente la squadra non si è mai allenata, era in campo sotto numero, per alcuni tratti eravamo non competitivi quando siamo andati a Trapani e non eravamo in quella squadra di lui. Io non so cosa ha fatto Siena oggi, perché non Siena ha perso. Insomma, è una bella notizia, perché comunque voi fai andare l'ultimo giorno di giornale, non è che ti favorisce più partite. Sì, però a me interessa vedere progresso dopo progresso, una settimana in cui riusciamo a portare i giocatori a un chilometraggio maggiore, perché ci sono giocatori che non si ricordano neanche le rimesse. Oggi ho dovuto chiamare un minuto per ricordare la nostra rimessa dal fondo, perché purtroppo negli ultimi 90 giorni sono andate due volte. E questo è il nostro problema. Cosa è stato sbagliato a livello di programmazione? No, sono tutti traumi di gioco. Le fratture perché gli hanno messo il piede sotto, le due caviglie perché gli hanno messo il piede sotto, e Giannis purtroppo è una lesione a un tendine che è successa a Potenza, su questo non possiamo sapere. Lui è già reduce da due operazioni. Fermo restando, non sono risolti i miracoli, avete avuto più infortunati di quella che può essere la media di una squadra, nell'arco del campionato. Però gli infortuni muscolari non sono stati così tanti, sono stati nella prima parte, nella seconda parte si parla di traumi di gioco.